In questo video proviamo di fare meglio possibile e il più semplicemente possibile, senza per questo semplificarlo poi troppo, un brano di Vasco Rossi che si intitola Come nelle favole. Comincio con la ritmica come mio solito, dicendo che all'inizio del brano c'è un pianoforte arpeggiato che arpeggia alcuni accordi. Io suggerirei di fare semplicemente una pennata per ognuno di questi accordi. Poi, alla fine di questo primo video di notizie per cercare di affrontare questo brano, posso cercare di suggerire una differenza, una diversa, maniera di fare l'inizio di questo brano, con appunto un piccolo arpeggio non troppo complicato. Il brano comincia con una serie di quattro accordi che si ripetono due volte. I quattro accordi sono Re, Si minore, Sol e La. Questi quattro accordi si ripetono due volte e vengono conclusi da un Re maggiore. Quindi niente di particolare, Re maggiore, Si minore, Sol maggiore, La, eccetera. La ritmica di questo brano, secondo me, è un 6 ottave. Un 6 ottave che facciamo con questa pennata, questa ritmica che è facendo un re maggiore, è fatta in pratica con una pennata discendente un po' lunghina e quattro pennate alternate, una in giù, una in su, una in giù e una in su. La faccio sentire prima a velocità normale, poi la faccio rallentata perché si possa capire un po' meglio. La ritmica è questa. Facendola lentamente cominciamo con potremmo definirlo ad esempio una cosa come 4 sedicesimi, anzi un ottavo e 4 sedicesimi, in cui l'ottavo è questa prima pennata un po' lunghina, diciamo così, e poi ci sono 4 pennate seguite da una quinta pennata discendente, ancora una volta un po' lunghina rispetto alle altre, d'accordo? Facciamo una semplice distinzione fra accenti brevi e accenti lunghi, molto semplicemente, senza poi dare un valore poi fondamentalmente tanto preciso, soltanto per appunto semplificare la spiegazione di questa ritmica. Ritmica è una pennata lunga, poi 1, 2, 3 e 4, è una battuta. Io la considero una battuta, d'accordo? Anche se in realtà non sarebbe una battuta di 6 ottave, però la consideriamo una battuta per semplicità, in modo tale che possiamo misurare la durata degli accordi di questo brano. Gli accordi di questo brano solitamente hanno una durata di due battute, quindi ta 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 ta, finisce qui la seconda battuta, quindi prima battuta, seconda battuta. Qui si cambia accordo, si passa a un Si minore, Sol, La e di nuovo Re, d'accordo? Ecco, nella canzone abbiamo una piccola particolarità di solito nel corso di questa canzone, abbiamo la particolarità di avere la prima serie di questi quattro accordi, Re, Si minore, Sol, La, di due battute. Nella seconda ripetizione di questa serie di accordi, abbastanza spesso, non sempre, ma abbastanza spesso, troviamo invece come seconda serie, come ripetizione di questa serie di accordi, un Re di due battute, un Si minore di due battute, un Sol di una battuta, un La di una battuta e poi un Re di quattro battute. Re di quattro battute che occupa naturalmente il finale di un verso e anche l'inizio del verso successivo, d'accordo? Ecco, questo per quanto riguarda una indicazione generale. Se noi scorriamo la canzone, il
lo spartito della canzone troviamo questa situazione che si ripete un certo numero di volte. Poi abbiamo la serie Re si minore Sol La che invece si presenta con due battute per ogni accordo, abbiamo addirittura un re conclusivo che precede anche una sezione strumentale con un re di 6 battute e un si minore di 4 battute. Poi abbiamo sol, la, re, la di 2 battute ciascuno. Dopodiché riprende la canzone in maniera consueta, re si minore sol, la di 2 battute, poi re si minore di 2 battute, sol di una battuta, la di una battuta, re di 4. E la canzone poi presenta di nuovo uno strumentale introdotto da un re di 6 battute, un si minore di 4, eccetera. A questo punto, dopo questo strumentale, abbiamo una sezione che io chiamo solitamente inciso, ma che poi in pratica è anche il finale della canzone, in cui abbiamo un re di 4 battute, un si minore di 4 battute, sol, la, re, la. Di 2 battute ciascuno, re di 4, si minore di 4, sol, la, re, la di 2 battute, re 4, si minore 4, sol, la, re, la di 2 battute, poi abbiamo il re conclusivo della canzone di 8 battute più una pennata conclusiva. Questo tanto per dare uno sguardo agli accordi e alle, diciamo così, alla struttura di questa canzone. Gli accordi sono tutti accordi al pettine tranne il si minore. Il si minore è un accordo non particolarmente complicato, è il trasporto del la minore. Facciamo il la minore, possiamo fare il la minore qui senza l'uso dell'indice, qui all'inizio del manico, e poi questo accordo lo trasportiamo di due tasti verso la cassa armonica, mettiamo l'indice in barré al secondo tasto e abbiamo ottenuto il nostro si minore. D'accordo? Ecco, non è niente di particolare. Gli altri accordi sono soltanto un re maggiore, un la maggiore e un sol maggiore. Non ci sono grosse particolarità dal punto di vista degli accordi. Adesso provo a dimostrare un arpeggino semplicissimo, che cerca di, anche se vagamente, simulare quello che sentiamo nell'originale fatto dal pianoforte. Provo con il re maggiore e suono. Faccio un arpeggio di questo genere. Suono il re, sol, si, sol, si, sol, mi cantino, si, sol. D'accordo? In questa maniera, eh? Re, sol, si, sol, si, sol, mi cantino, si, sol. Quando faccio il si minore faccio la stessa cosa, soltanto che cambio il basso. Il basso faccio il la. Suono il la, sol, si, sol, si, sol, mi cantino, si, sol. Faccio il sol maggiore e a questo punto il sol maggiore posso suonare anche, invece che suonare il basso del sol, il mi basso, suonare il re. Come basso non suona, secondo me non suona proprio malissimo il re. Ed è più semplice che andare a prendere il basso il sol nel mi basso. Poi faccio il la e faccio esattamente la stessa cosa, soltanto che tocco il la. Quando faccio il la maggiore faccio come basso la corda di la. E faccio sempre sol, si, sol, si, sol, mi cantino, si, sol. A questo punto ricomincio da capo, faccio il re, faccio il si minore e quando c'è il sol faccio il sol in questo modo. La, d'accordo? Perché il sol e il la della seconda ripetizione di questa serie di accordi, re, si minore, sol, la, sono più brevi, eh? Quindi devo fare un sol, re, e così finisce, l'arpeggino iniziale, eh? Re, si minore, sol, la. Fatti con l'arpeggio che ho appena mostrato, di nuovo re si minore con l'arpeggio
che ho mostrato, poi facciamo un sol con 5 corde partendo da la, per esempio, o anche dal mi basso, ma suggerisco da la perché è più semplice, non suona male con il si al basso, è un rivolto, ma non suona proprio malissimo per semplicità. E poi suoniamo il re maggiore, abbiamo suonato il la nelle stesse corde e poi suoniamo una pennata di re maggiore. A questo punto comincia la ritmica, che ho mostrato, in precedenza in questo video. Questo è l'arpeggino che io suggerisco di fare all'inizio di questo brano, come nelle favole di Vasco Rossi.